Sono appena tornato da Milano, abbiamo fatto un corso di video a 360 gradi e sono riuscito a portarmi a casa per testare un po' più approfonditamente la piccola Garmin Virb 360. In realtà questo video l'avevo già fatto ieri mattina, ma poi furbescamente ho deciso di formattare la scheda prima di esportare il video, quindi mannaggia me, per fortuna me la sono portata a casa così ho la possibilità di rifare il video e di darvi qualche dritta e qualche spiegazione su questa piccola telecamera. Allora, io vengo da un background anche di altre 360, ho utilizzato le 6 GoPro nel rig Freedom e devo dire che non era così facile ed intuitivo il montaggio. Ora, con queste nuove sorte di Action Cam a 360, abbiamo la possibilità di lavorare più facilmente i file che vengono fuori, per il semplice motivo che le lenti sono una da una parte e una dall'altra. Quindi non abbiamo 6 GoPro con 6 SD da gestire con 6 flussi differenti, ma abbiamo due flussi gestiti da un'unica SD che potranno essere esportati o automaticamente tramite il programmino della Garmin, che si chiama Garmin Virb, sul computer, utilizzando praticamente già un programma che sticcia e crea un video a 360, oppure potremmo andare ad utilizzare un sistema più professionale, decisamente più professionale, che filma fino a 5.7K, che ci dà la possibilità di avere due fonti separate delle due telecamere, frontale e posteriore. Questi due flussi dovranno essere poi uniti con un programma di post-produzione. Io in questo caso utilizzo Autopano, che è della Suite Color, Autopano Video Pro e Autopano Giga, con qualche dritta grazie all'amico Francesco che ci ha fatto il corso del video 360 insieme a Pierre, che ci hanno svelato alcuni trucchi che spero di mettere quanto prima all'opera. Quindi nei prossimi giorni vedrete parecchi video, esempio 360, sia in piattaforma 360, quindi con la possibilità di ruotare lo schermo o se avete un visore ancora meglio guardandovi attorno, sia con la possibilità di utilizzare le nuove implementazioni che Garmin ha messo sulla sua telecamera, ovvero le implementazioni Hyperframe, che sarà secondo me la svolta della videoproduzione del 2018, ovvero questa possibilità di registrare a 360 gradi, ok? Immaginatevi una sfera. Questi 360 gradi che vengono filmati attorno, poi noi con il programma di post-produzione potremo andare a ritagliare piccole porzioni da 1080p, quindi in Full HD, del nostro video a 360 gradi. Quindi faremo noi la regia del video a 360 gradi. In parole povere, la telecamera rimane ferma, ma il nostro occhio si sposterà dove il regista ha deciso di farlo ruotare. Hyperframe, una figata pazzesca.
le caratteristiche tecniche di questa piccola Garmin. Partiamo dicendo che filma ad una risoluzione di 5.7K massimi a 30 frame al secondo. A livello fotografico possiamo fare fotografie fino a 15 megapixel. La futura Fusion di GoPro potrà arrivare a 18 megapixel, ma la futura Fusion GoPro non potrà fare streaming online, almeno così sembra, mentre questa è già abilitata alle piattaforme YouTube e Facebook per streaming diretti online. Dovrà essere strutturato non a 5.7K perché non potrà essere supportato, ma avremo la possibilità di fare lo streaming se utilizzeremo la tecnologia 360. Calcolate che con la tecnologia 360, se io prendo il mio telefonino, accendiamo la Garmin, ha tre semplici pulsanti qua e un display qua. Andiamo ad aprire l'applicazione che si chiama Virb, appunto. In questo caso vedremo una delle due immagini, completamente sferica perché l'immagine sarà sferica, ma se volessimo andare a utilizzare non l'obiettivo RAW ma l'obiettivo 360, quindi diminuendo comunque la qualità, avremo la possibilità di avere già una preview in diretta della nostra ripresa a 360 gradi. Io sono qui, come vedete, e ci sono un sacco di impostazioni e di opzioni molto interessanti, dalla distanza dello stitching, che può essere decisa se essere vicina piuttosto che lontana, all'anteprima live, e le connessioni wifi ovviamente per collegarlo al telefonino, le modalità che possono essere video oppure anche time lapse, e le modalità fotografie che possono essere singola, scatti in sequenza oppure timelapse anche in questo caso. Possiamo attivare il GPS, quindi all'interno ha un GPS che poi andrà a mettere i dati all'interno del video stesso in maniera automatica. Possiamo ovviamente attivare, spegnere spie di registrazione, i toni, i rumori vari. Ha dei comandi vocali, può ovviamente essere utilizzata sia in formato PAL che in formato NTSC, ma la cosa che mi interessa maggiormente, perché effettivamente non l'ho mai provata e vorrei testarla con voi insieme alle altre varie interessanti funzioni, è il microfono spaziale. Già, perché la Virb ha dei microfoni anteriori e posteriori e laterali, quindi ha quattro microfoni per poter creare questo audio spaziale che ci permette di sentire un suono da una parte e nel momento in cui gireremo la testa con il nostro visore il suono girerà insieme al video stesso. Molto 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 interessante, sono proprio curioso di provarlo. Non sarà l'unica telecamera 360 consumer sul mercato nel 2018, questa è nata nel 2017, ma vedremo che avremo sia la GoPro Fusion e avremo anche una Xiaomi all'interno del mercato, ovviamente con prezzi differenti. La Xiaomi sarà la più economica, ma non sarà waterproof come invece lo sono sia la Fusion che la Garmin, non sarà shockproof come invece sarà solo ed esclusivamente la Garmin, e insomma sarà più una telecamera da cavalletto, ecco. Questa invece viene reputata praticamente anche una action cam, tant'è che oltre all'attacco da cavalletto classico che abbiamo qui, abbiamo anche un attacco GoPro che ci permette di collegarla al casco e a tutti gli accessori della casa GoPro. Avremo la possibilità di registrare su micro SD, devono essere micro SD molto veloci perché altrimenti si impianterà la telecamera. Abbiamo un cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati micro USB, non ancora USB di tipo C, e poi avremo un'entrata per l'HDMI. Che altro vi posso raccontare? Ah, una cosa fighissima! Abbiamo la possibilità di, vediamo se ce la faccio, sì, di smontare le lenti, perché in realtà non sono delle vere e proprie lenti, sono dei copri lenti che proteggono la lente naturale della telecamera. Quindi se accidentalmente andiamo a rompere la lente della telecamera, non sarà la lente, sarà il coprilente che si romperà, quindi ci salveremo la telecamera veramente. Nei prossimi giorni vedrete parecchi video 360, perché ho intenzione di girovagare nella giornata di oggi e di domani con la piccola Garmin attaccata un po' dappertutto per vedere come si comporta, sia video 360 che video hyperframe, e poi vedremo i risultati sia in modalità RAW
che in modalità 360 classica, quindi con lo stitching automatico del programma VIRB dello smartphone, per vedere quanto può essere user friendly e smart una telecamera 360 gradi nel 2018. Non mi resta che salutarvi, iscrivetevi al mio canale, cliccate mi piace su questo video, condividetelo se avete degli amici pazzi per i video 360 e per le nuove tecnologie. Ci vediamo con i prossimi video!